Finiti i giochi di Sochi, arrivano a Mosca le condanne per gli oppositori e una nuova ondata di arresti. Più miti del previsto, tuttavia, le pene pronunciate a carico delle 8 persone condannate venerdì per disordini e violenze contro le forze dell'ordine durante una manifestazione anti-Putin del maggio 2012. Mentre l'accusa richiedeva tra i 5 e i 6 anni, 7 di loro sono stati condannati a pene fra i 2,5 e i 4 e uno ha ottenuto la condizionale. Congelato durante i giochi di Sochi, il verdetto è stato salutato dal fermo di un centinaio di manifestanti che si erano radunati all'esterno del tribunale intonando slogan anche in favore di Maidan. In attesa di nuovi e già annunciati assembramenti, a sfilare a Mosca anche l'attivista per i diritti umani Lyudmila Alexeyeva, Alexei Navalny e alcuni esponenti delle Pussy Riot. Considerate emblematiche dagli oppositori di Putin, le condanne si riferiscono ai disordini scoppiati alla vigilia della sua terza investitura alla presidenza.